Omofobia, una parola che purtroppo ancora oggi nel 2021 è ancora viva. Qual è lo scopo della vita terrena? Vivere in un mondo dove non puoi esternare i tuoi sentimenti per paura di essere giudicato o peggio ucciso? Oggi ascolterete un caso che ha coinvolto bambini e ragazzi, che accorgendosi di essere attratti dallo stesso sesso, hanno deciso di rivelarlo alle loro famiglie. La risposta è stata l'omicidio e in altri casi il suicidio. Anthony Avalos, 10 anni. Un giorno disse alla madre di essere attratto dai maschi. Questa rivelazione gli fu fatale. La madre Heather Maxine Barron e il compagno Karim Ernesto Leiva picchiarono e torturarono Anthony per giorni. Lo obbligarono a stare in ginocchio sorriso e a non andare in bagno, frustato, bruciato, obbligato ad ingoiare della salsa piccante. Quando il corpo fu ritrovato dalla polizia, la madre disse che le tumefazioni erano dovute ad una caduta dalle scale, ma ovviamente gli agenti non la credettero. In realtà le ferite erano state provocate da continui colpi su muri e mobili. Tyrone Answorth, 13 anni, vittima di bullismo e di istigazione al suicidio solo perché omosessuale. I compagni di scuola lo minacciarono di morte e gli dicevano di uccidersi. E così fece nella fattoria del nonno, dove si suicidò. Lila Elkhorn, 17 anni, un giorno disse alla sua famiglia di sentirsi una ragazza trans, ma non ebbe l'appoggio sperato e questo causò una caduta psicologica che la portò al suicidio. Annunciò la propria morte sul sito Tumblr, noto ai giovani. Scrisse questo post: Ho deciso che ne ho avuto abbastanza. Non sarò mai felice col mio aspetto o la mia voce. Non troverò mai un uomo che mi ami. Non sarò mai felice. O vivo il resto della mia vita come un uomo solo che vorrebbe essere una donna. Oppure vivo la mia vita come una donna ancora più sola, che odia se stessa. Non c'è vittoria, non c'è via d'uscita. Sono già abbastanza triste, non ho bisogno che la mia vita peggiori ancora. La gente dice, poi va meglio, ma non è vero nel mio caso. Va peggio, ogni giorno va peggio. Questo è il punto, questo è il motivo per cui sento di voler uccidermi. Mi dispiace se questa non è una ragione sufficiente per voi, è abbastanza buona per me. Aliriza Fazeli Monfared, scusate la pronuncia, 20 anni, iraniano. Aveva progettato una fuga d'amore. Voleva raggiungere il suo ragazzo in Turchia, ma fu decapitato dal fratellastro e cugini. Alana Shen, 24 anni. All'età di 14 anni disse ai genitori di essere lesbica e loro di tutta risposta la portarono a fare una terapia di conversione, che ovviamente danneggiò profondamente la sua psiche. Le ultime frasi prima del tragico evento furono: non riuscivo a dormire. Sarei andata all'inferno? Ma rimasi comunque fedele perché sentivo che la Chiesa mi avrebbe salvata. Si suicidò e il suo corpo venne ritrovato nel bacino di Gros Reservoir. Non ci sono parole per descrivere un orrore del genere. Gli esseri umani sono crudeli. Sono sempre più convinto che meritiamo l'estinzione. Gran parte della colpa però dobbiamo attribuirla alle religioni che per anni hanno plagiato le nostre menti. Lo scopo di questo video era quello di commemorare la giornata contro l'omofobia e di mostrare solidarietà ed empatia a tutte quelle persone che soffrono o che hanno sofferto per non essere accettate. Cito anche il recente caso della ragazza Malika cacciata di casa perché è lesbica. Al momento preferisco fermarmi qui. Grazie per la visione. Alla prossima!